Buongiorno, oggi Giacomo Pirani ci presenta il suo progetto di tesi dal titolo Progettazione dei mozzi a ruota per una vettura di Formula SAE. Prego. Sì, buongiorno. Per il mio progetto di tesi, appunto, mi sono occupato della progettazione dei mozzi ruota per una vettura di Formula SAE. Gli obiettivi per questo tipo di progetto è appunto la realizzazione, la progettazione dei mozzi per una vettura di Formula SAE e di tutte le componenti accessorie, vale a dire tutte quelle componenti necessarie per il corretto funzionamento di questi modelli. La parte più importante sicuramente per questo tipo di modelli sono i ciechi. Non avendo ancora individuato dei ciechi da utilizzare per la vettura, si è ipotizzato di utilizzare quelli più comunemente utilizzati in questo tipo di competizione, vale a dire gli OZ Racing da 13 pollici in alluminio, progettati appositamente per le competizioni di Formula SAE. Questi sono distribuiti in due versioni, una versione con center lock, quindi con monodado centrale, e una versione invece con quattro fori, con un sistema di fissaggio più classico. Il ruolo dei mozzi in una vettura, in generale, è quello di collegare la ruota con il portamozzo, che a sua volta è collegata con le sospensioni, e in generale il suo compito più importante è quello di trasferire la coppia dal motore allo pneumatico. Generalmente la geometria di questo tipo di modelli può essere realizzata con due filosofie. Una filosofia che segue il fissaggio con più bulloni, come vediamo nelle immagini in alto, utilizzato soprattutto nelle utilitarie, nelle vetture di tutti i giorni, ma anche in alcune competizioni sportive come la NASCAR. Oppure si può utilizzare un sistema di fissaggio con monodado, prevalentemente utilizzato in quelle competizioni ad alte prestazioni, nelle competizioni sportive, penso Formula 1, Gran Turismo, ma anche in alcune vetture stradali. Avendo a disposizione due modelli di ciechi che utilizzano questi due metodi, si è deciso di andare a progettare entrambe le soluzioni, così anche per fare un confronto, alla fine permette al team, alla fine di tutto, di scegliere il modello per loro più adatto. Successivamente si è passato a definire quelle che sono le condizioni operative del modello. Si sono considerate due situazioni di carico. La prima riguardante la trasmissione della coppia motrice dai motori, dove si è considerato il picco di coppia massima dei motori, ridotto attraverso i riduttori e i mozzi, pari a 252 Nm. E poi anche la situazione di curva più frenata, dove si è considerata una decelerazione longitudinale di 2G, un'accelerazione laterale di 1G ed una coppia frenante di 220 Nm. Nell'immagine in basso vediamo appunto le forze scambiate, in questo caso tra terreno e pneumatico. Fatto queste, note le impostazioni del problema, si è passato alla modellazione appunto della prima versione del MOS, quella con quattro fori. È stata prima realizzata una versione formata da un unico componente, quella che vediamo a sinistra. Si è subito verificato come questa però non fosse possibile da realizzare, in quanto le geometrie impedivano certi tipi di lavorazioni che erano necessarie. Si è deciso così di passare a un modello scomponibile, formato dal mozzo in sé e dal distanziale, che risultava un po' più pesante ma più efficace dal punto di vista della progettazione. Questi vengono collegati con quattro spine che a loro volta si vanno a inserire all'interno del cerchio. Il bloccaggio tra cerchio e mozzo avviene mediante quattro colonnette, dette anche prigionieri, M12. Per quanto riguarda invece il mozzo con bloccaggio centrale, quindi con monodado, in questo caso si ha una leggera variazione delle dimensioni del mozzo e della geometria del distanziale, in quanto il foro interno del cerchio ha dimensioni maggiori. Oltretutto, il distanziale viene modificato in quanto non è più necessario avere gli alloggiamenti per le colonnette. Il collegamento con il cerchio avviene appunto mediante un monodado che viene avvitato su una filettatura realizzata direttamente sul mozzo, come vediamo nell'immagine a destra, che è stata scelta come una M68x2. Successivamente si è passato a effettuare le analisi FEM. Qui vediamo il mozzo 4H nel caso più critico, vale a dire quello di curva più frenato. Nella prima versione si ottenevano delle tensioni in corrispondenza dei raccordi del supporto del disco di circa 170 MPa. Considerando che si è ipotizzato di utilizzare come materiale l'Ergal, che presenta un carico di snellimento di 500 MPa, questi risultati sono soddisfacenti.
I progetti però precedenti ci dicono che queste tensioni dal punto di vista della resistenza fatica risultano troppo elevate. Per questo motivo si è deciso di innescare un processo iterativo dove, andando a effettuare delle modifiche al modello, si effettuavano le simulazioni e si cercava di abbassare appunto queste tensioni. Dopo due aggiornamenti si ottiene quello che vediamo è il modello in basso, con delle tensioni massime che sono state ridotte a 105 MPa. Questo risultato per il momento è stato considerato soddisfacente e ci permette di passare poi alla fase successiva, che è la verifica fatica. Per quanto riguarda invece il nostro CL, quello che viene fitto con CL, cioè quello con monodado, in entrambi i casi, sia di trasmissione della coppia motrice, sia del caso di curva più frenata, le differenze di geometria, le dimensioni maggiori del mostro e il maggiore spessore di questo, gli permettono di ridurre di molto le tensioni, arrivando anche a 50 MPa. C'è anche da dire che il modello CL è stato modellato dopo che è state effettuate anche le analisi FEM della versione con 4 fori, quindi sono state anche considerate tutti quegli aggiornamenti necessari per diminuire le tensioni. In ogni caso, questo mostro sembra resistere molto meglio ai carichi applicati. Per quanto riguarda invece tutte le componenti accessorie, come le viti e le spine, il processo di dimensionamento verifica è stato seguito attraverso un metodo analitico, in quanto procedure agli elementi finiti sarebbero risultate troppo dispendiose e non necessarie per questo tipo di componenti. Le spine di centraggio sono state considerate come dei perni incastrate soggetti a flessione. Volendo utilizzare delle spine a cave, il principale obiettivo era quello di individuare il diametro massimo possibile, il diametro interno massimo che si poteva utilizzare, in quanto il diametro esterno era definito dalla geometria del componente. Le viti del disco del freno, invece, sono state verificate seguendo la normativa UDI 2230, in quanto presentava proprio un caso simile a questo e quindi è risultato molto più facile di dimensionarle. E considerando come carico applicato la coppia frenante. Le colonnette invece sono state verificate seguendo la procedura consigliata dallo Shively e considerando come carico la forza laterale, che è proprio quella che tende a generare il distaccamento delle piastre, vale a dire tra il distanziale e il cerchio. Per quanto riguarda il monodado invece, si è provato a effettuare il dimensionamento seguendo sia la normativa VD2230 e lo Shively, senza però ottenere risultati coerenti per la coppia di serraggio, che solitamente va dai 250 ai 550 Nm. Con questo tipo di procedure ottenevamo dei valori superiori di un ordine di grandezza, dai 3.000 ai 6.000 Nm, estremamente elevati. Ci si riserva quindi su questo aspetto di eseguire un approfondimento, di individuare una procedura più adatta e corretta per il dimensionamento per il calcolo della coppia di serraggio per questi componenti. Quindi diciamo che questo aspetto è ancora in sospeso. Passando poi alla verifica fatica, è stato necessario inserire manualmente i parametri caratteristici dell'Ergal nel programma SimCenter 3D per eseguire le prove di durabilità. Le simulazioni sono state eseguite impostando i seguenti valori, i seguenti parametri. È stata considerata come curva di riferimento per tensione e deformazione quella di Ramberg-Osgood, che è risultata quella più efficace e più corretta per questo tipo di prova. Il criterio di simulazione invece utilizzato è quello della stress life, in quanto più adatto per un alto numero di cicli. Il carico invece è stato applicato considerando i risultati della prova FEM e come ciclo di carico si utilizza il mezzo ciclo, cioè si parte da una situazione scarica, si applica il carico massimo e poi si rimuove il carico. Considerando che l'alluminio non presenta un vero e proprio asintoto e in letteratura si individuano valori di resistenza fatica infinita di questo materiale che vanno dal milione ai 5 milioni di cicli, per non andare a sovrastimare la durata fatica di questo componente si è deciso di rimanere su un valore di 1 milione di cicli. Considerando il mostro 4H, che è sicuramente quello più critico, nel caso più critico che è quello della trasmissione di coppia motrice, vediamo che in corrispondenza dei raccordi si hanno dei valori troppo bassi, intorno ai 100.000 cicli. Si è deciso quindi di ampliare i raccordi e di incrementare lo spessore del mostro
ottenendo risultati decisamente migliori e raggiungendo l'obiettivo prefissato andando a effettuare queste modifiche. Nello specifico, vediamo come nell'immagine a destra, appunto, sono state effettuate queste modifiche e questo quindi può essere considerato come il modello finale. Per quanto riguarda il MOST-CL, le verifiche a fatica sono state eseguite anche lì, però non è interessante come questo da presentare. Andando quindi a concludere, i risultati della progettazione evidenziano come il mostro 4H risulti più leggero, di circa 100 grammi rispetto al mostro con monodado, e sicuramente più semplice dal punto di vista della progettazione, a causa del fatto che appunto non abbiamo il monodado. I vantaggi individuati invece dal mostro CL riguardano sicuramente il fatto che i tempi di montaggio e smontaggio del cerchio siano molto più rapidi. Vantaggio però che non risulta essenziale nel tipo di competizioni che la macchina andrà a affrontare, in quanto non sono richiesti tempi di pit stop estremamente rapidi, in quanto le competizioni sono brevi e distanziate tra di loro. Nel corso del progetto, oltretutto, sono state fatte alcune ipotesi e alcuni aspetti andranno assolutamente approfonditi. Le condizioni operative sono state calcolate facendo delle ipotesi su quelli che sono i dati caratteristici della vettura, come il peso, l'altezza del baricentro, così come in futuro sarà più corretto utilizzare le forze calcolate in ambiente AMSI. E poi in sospeso il progetto del monodado, dove appunto è necessario uno studio specifico per il dimensionamento della coppia di serraggio. In generale si potrà comunque fare una efficace ottimizzazione dei pesi. Facendo un piccolo descrizione di quello che è stato la mia attività di tirocinio, il mio compito è quello di raccogliere il materiale prodotto per il corso Formula SAE nell'anno accademico 2020-2021. I progetti completati sono stati i portamostri, l'aggiornamento del telaio e la progettazione delle varianti Rollio e Derocher. L'obiettivo era quindi quello di realizzare un assieme di questi modelli, andando a modificare dove è necessario queste parti per creare l'assieme, e di fare anche il punto della situazione del progetto dal punto di vista del reparto chassis. Per adattare tutto al modello sono state necessarie alcune modifiche. È stato necessario realizzare una struttura di supporto per le boccole delle varianti Rollio. È stato necessario modificare la boccola interna dei rocker per creare gli alloggiamenti dei cuscinetti, così come è stato necessario l'allungamento della cremagliera. Sono stati poi anche modellati tutta una serie di staffe per il montaggio di tutti i componenti. L'attività di sviluppare in seguito sono sicuramente la verifica del corretto funzionamento della cremagliera in seguito alle modifiche. Il completamento delle varianti Rollio e l'implementazione di esse in AMSI per verificarne l'efficacia, la progettazione dei tie-rod e la progettazione di tutte le staffe di supporto in generale, come quelle per la carrozzeria, per il sedile e per le cinture, e anche la verifica della corretta modellazione di tutte le staffe che ho modellato per permettere l'alloggiamento e il bloccaggio di tutte le componenti. In questa immagine vediamo l'assieme finale, dove si identificano tutti gli elementi prodotti nel progetto, così come quello già presente da noi, internamente al team, che è quello del sistema di sterzo. Sono state anche indicate attraverso degli schizzi 3D colorati quelle che sono le sospensioni, i tie-rod e i dropling, per dare un'idea generale di quello che è l'assieme finito e avere quindi una panoramica generale sul modello. Io ho concluso e vi ringrazio. Bene, grazie Pirani. Una breve domanda sul modello FEM del mostro 4H nello specifico. Se poteva così brevemente dirci quali sono i vincoli applicati a questo modello e dove sono stati applicati i carichi e come è stata quindi eseguita l'analisi statica lineare. Certo, allora nel caso della trasmissione di coppia motrice, torno indietro per definire quale ca caso sto parlando, una situazione di curva più frenata, è stato considerato un vincolo che simula un cuscinetto, proprio in corrispondenza delle sedie dei cuscinetti. In questa immagine si vedono in questo punto qua, le sedie sono queste, le sedie dei cuscinetti. E poi è stato vincolato alla traslazione orizzontale in corrispondenza di questi appoggi dove ci sono, nella realtà vi sono le viti. Dopodiché i carichi sono stati applicati,
nello specifico del mostro 4H, sono stati applicati nel punto in cui avviene il contatto con il cerchione, in questo punto, per le forze verticali e orizzontali, mentre le forze assiali vengono applicate direttamente sul distanziale. Mentre la coppia frenante, utilizzando un elemento RB2 centrale collegato ai fori delle viti, viene applicata appunto una coppia centrale che simula la coppia frenante. Bene, grazie.